Niente, siccome che siamo red, speriamo che molti emiliano-romagnoli visualizzino il prodotto. Che poi esistono i prodotti gratuiti, eh? Se non è vero che, scusate, ho bevuto la Coca, la bevanda più buona del mondo, la Coca-Cola. E comunque niente, esistono i prodotti gratuiti, tipo il mio è un prodotto gratuito, perché adesso impazza sul web. Dopo la creazione di magazine stile Mondo Sofà, cioè magazine, capito? In magazine, crea un magazine, no? Un magazine di borse fake, un magazine dei fiori, sai quelli che vendono al cimitero, non so, un magazine di hamburger, di suino, non so. Qualsiasi cosa, stile McDonald's, però il McDonald's è l'originale, capito? Vabbò, no, volevo parlare della falsa telefonata, la falsa telefonata, perché se voi ci fate caso, c'è stato un evento per fare visualizzazioni, per fare iscritti, per fare audience, si inventano le false telefonate, si crea un caso sul nulla, non so, delle mele, delle pere, delle albicocche abbandonate in un campo, okay? Quindi si crea il caso, che è puramente un fake, anche quello. Quindi è un fake nel fake. Poi chiami, prendi il cellulare, scusa, ma queste albicocche di chi sono? Queste mele di chi sono? Ah, guarda, io le posso vendere, queste. Allora c'è uno di là che fa la voce, le posso vendere queste mele? Costano 5 euro. No, perché vorrei prendere la mela gialla, la mela più bella, la mela gialla. Sì, la posso vendere. Il tuo upgrade sale, però è un falso. Quello che era di là del microfono era uno che passava per strada. Siamo messi male.